La signora Carolina Forzano ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Carolina, insieme ai suoi amici dell'istituto, Luigi Calderonio di Santa Lucia del Mela, alla presenza delle massime autorità del comune, dei volontari dell'istituto e di tanta gente comune, ha festeggiato l'ambito traguardo. La signora Forzano, da 20 anni ospite dell'istituto, è una signora vivace che ama cantare e ballare, passioni queste dettate dal suo passato da pianista. Le altre passioni sono la divisa dei carabinieri e la cioccolata. La divisa perché da ragazza si innamorò di un giovane carabiniere che non gli corrispose l'amore. Giovannino, questo il nome del carabiniere, gli rimase nel cuore tanto da cadere in depressione. I genitori la fecero curare all'ospedale psichiatrico Mandalari di Messina, ospedale questo che ha segnato quasi 50 anni della sua vita. Ora Carolina, dal 1989, dato in cui venne ospitata dall'Istituto Luigi Calderone di Santa Lucia del Mela, è sempre attorniata a tantissime persone che gli vogliono bene. Dei suoi familiari è rimasto solo un pronipote che vive a Roma, città questa che Carolina vorrebbe visitare. Carolina, originaria di Gioiosa Marea, ringrazia ogni mattina il Signore e trascorre le sue giornate in serenità senza mai dare nessun problema. La sua semplicità e la sua dolcezza ha catturato l'attenzione di tutta la comunità lucese, che spesso va a trovarla regalandole della buona cioccolata, che gusta sempre con grande piacere. C'è tanto amore.